saluto così. Cioè, ha lasciato stare. Ha alzato la tovaglia per poi non mettercisi sotto e lasciar perdere. Eh? Bibi? Che hai fatto? Bibi? Ma... Ah, così sì, che sono comodo. Bella vita. Ah, Bibi, che bello. Incasiniamo il tavolo della mamma. Che bello. Facciamo un po' di casino così lei sclera. Ah, la comodità. Olè. Eh? Che dobbiamo fare? Quando si ha un bimbo è così, eh. Hello. Hello, hello, hello. Ciao Martina, ciao Diego, ciao Loren, ciao Eli. Ciao Tiziana, ciao Lella, ciao Chimica. Ciao Marti. Chissà che in questi giorni ci conosceremo sempre meglio, perché siamo più o meno i soliti. Allora, so due pagine che apro sbagliando. Io di so. Marti, un correre. Ok, adesso ho aperto quella nuova. Ok. Arrivo, eh. No, perché vedere il tavolo disordinato mi dà... Che tali? Che c'è? Che ti sei sciocco basito? Eh? Dormi, che boh. Ciao. Ah, che guardi? Ah, wah, wah. Buonanotte. Ciao, Bibi. Ciao. Bellissimissima. Ed è così bello. Una reazione insolita. Ma allora, come va? Mi raccontate e mi disate.
Una reazione insolita. Avete visto la sfuriata di Milton? Non è paziente come me, io sono più tranquilla. Todo sclero io. Io todo sclero. Però ho finito le torte. Che cos'è? Non si poteva sentire che ancora dovevo fare le torte. E rischiavo di non farle. Mi serve un sondaggino. Diego, Martina, Chimica, Martinella, quanti punti canale avete? Le zampette giù. Non ci potete credere, è successa una cosa tipo sconvolgente. Vi faccio vedere. Vediamo se indovinate. Questo è il computer, no? C'è il computer, il microfono, il computer, no? C'è un accendino, c'è un telefono, un altro telefono. Cosa manca? Cioè, io sconvolta. Aspettate, vi faccio vedere il prima e dopo. Intanto scrivetemi i punti canale. Io l'acqua. No. E... Ben due bottiglie. Sì, non ho quella col congelato. Oggi non mandava. Cosa manca? Vi lascio qui sopra. Arrivo. Un imprevisto. Il vincitore è... Aspettate che giro dalla parte, la tazza dalla parte non rovinata. Diego. Seguito da Marti. Questo è il coso delle sigarette, un sacchetto praticamente. E questo è il mio letto incasinato. Oggi live verità. Coso delle sigarette. Coso delle sigarette in realtà non è che l'ho dimenticato. Ho detto vabbè, non le faccio. Non lo so perché ne ho 5. Quindi poi le dovrei fare stasera. Un gatto sennicchione. Ma come è messo con la testa indietro? Ah. Prima no. Sì?
Eli? Che novità ci sono? Dragon va al lavoro, non ci pensare. Una novità è che non mi fai fare la storia. Ormai mi dici? Mi dici? Dici, no, mi ricci. Ma da dove cali? Gossip. Non ce la faccio più. Sei rimasto sotto. Allora, Diego, sì. A fine live. Se porti 10 amici in live, li fai stare in live tutto il tempo. Fine live, ti darò questo gossip. Tempo che me lo invede. Giochiamo, no? Dobbiamo giocare, ci abbiamo da fare. Abbiamo una scaletta piena. Comunque, Dragon, non voglio lasciarti così che vai al lavoro con il pensiero, ma che sarà, ma che sarà. Si sarà aperta una rostriceria, si sarà messa a mandare pizze dopo aver visto tutti i miei video. No, non ti voglio lasciare col dubbio, quindi riguarda i dati. Puoi andare sereno. Dai, ci pensiamo domani. È appena finita, dai, ci pensiamo domani. A posto. Antonio Banderas mi manda richiesta di entrare nel gruppo. Signor Loren, inizia il casino. Lo rifiutiamo Antonio Banderas, no? Cioè, nel gruppo persone normali, non ambiamo. Si dice ambiamo? Non puntiamo così in alto. Ciao Dragon, buon lavoro. Quindi Antonio, mi dispiace ma ti rifiuto. Quest'altra la rifiuto pure. Ciao Vivien. Ma no, ma perché non ha accettato le regole? Si dice ambivalente. Ma sì, buttiamo le due parole a caso. Non l'ho mai detto a nessuna bambolina. Devo mettere un filo qua. Un filo qua. Ve lo faccio vedere qui perché sarebbe dietro da mettere. Con una pinza in mezzo che li unisce. Così non si cala e io non lo devo rialzare. Oggi mi piace essere onesta, non c'avevo voglia di fare un cazzo. Questo in live, che però la voglio fare, ma proprio oggi non mi andava, però la voglio fare, si traduce con diventare un idiota. Questo non so se sarà un bene o un male per voi. Vedremo. Visto, ti muovi per cortesia, grazie. Allora, il post l'abbiamo messo. Ah, non ho taggato tutti. Tagliamo tutti. Oh sì, trago le palle champagne, trago le sotto la luna. Ok, poi. Dobbiamo rimodificare la donation goal. Se avete letto nel gruppo sapete già perché. Non dobbiamo fare niente di che, semplicemente da sorpresa ci mettiamo supporto. Oppure, non lo so, qualcosa di simpatico vogliamo metterlo? Tipo, non lo so, punto esclamativo tip,
chili di caffè da regalare a Vaniva. Ma di no. Per i dadi Vivian ho messo un post nel gruppo dove ci è spiegato più o meno come sarà fatta la cosa. Adesso devo andarmi a controllare i miei punti esclamativi vari per vedere se ieri sera avevo preparato qualcosa di punto esclamativo. Sì, nel mio gruppo. Dovete sempre guardare messaggi in evidenza perché io le comunicazioni importanti le metto lì. Così a qualsiasi momento, in qualsiasi momento voi entrate, li trovate lì belli in alto, non dovete scorrere e cercare. E sapete come vanno avanti le cose, cosa sta cambiando, perché il signor Monopoli cambia cose. Quindi noi cambiamo di conseguenza. Però dovete fare una cortesia, dobbiamo interagire qua, perché io voglio idee e nessuno mi dice niente, a parte Ciccio, mi ha detto Dadi. Oggi non mi fate in caso. Allora, vabbè, farò come mi è venuto in mente. È cambiato supporto, ok. Poi andiamo a vedere i punti esclamativi che ho fatto ieri sera, se ce n'è uno da usare. Scusa, Vani, eccomi, ero distratta. Sì, fate, fate. Vivian, appena apri il gruppo. Non ti preoccupare, non è successo niente. Appena apri il gruppo, in alto ci sono i messaggi in evidenza. La prima cosa che ti spunta è c'è scritto comunicazioni. O messaggi in evidenza, dipende dalla versione dell'app come te li chiama. E c'è, volete dadi anche se avete superato il limite? E c'è scritto, poi non si deve fare niente ora perché la cosa non è ancora partita. Però lì vai a leggere come è cambiata la situazione. Allora, è solo tu. No, niente, c'è semplicemente questo, ma non dice molto e adesso non è ancora partita il fatto di sentirsi in privato. È meglio leggere il messaggio in evidenza. Quindi facciamo messaggi in evidenza nel mio gruppo Facebook. Per informazioni. Bavi la notte. Ok, perfetto. Ci metto come altro alias link, così chi viene a fare punto esclamativo link dei vecchi che sapevano il punto esclamativo link si trovano questa risposta. Ciao Mary, buon pomeriggio. Ho salvato un messaggio 2 o 3 volte, credo. Sono 2 o 3 volte che me lo perdo. Ieri mi ricordo bene, sono tornata indietro senza salvare. Ma oggi non so. Vabbè. Vabbè, lasciamo perdere. Non si. Isso. No. Ah, ho sbagliato.
Sbagliato numero. Mi scusi. Allora. Sì. Te la senti? Oh. Ricordo! Le modifiche che avevo aggiunto stamattina! Che non si salvano queste cose. Vabbè, vabbè, faremo a meno, che devo fare? Allora, dimmi che ti dice degli amici. Oggi la chat. Ullula. 45. Ok. Ah, ok. Perché c'è questo 110? Power Wash non lo so, Eli. Ciao Pam. Bentornata. Allora, l'altra volta erano 71, eh? Allora, Pam, ma confuso Sisso che diceva pim pum pam. Allora, donazioni non è più un obiettivo da raggiungere comune per tutti per i dadi. Quindi, se si vuol fare è un supporto per me, ma non è, non, ho cambiato proprio completamente questa cosa perché. Pensando di non raggiungere l'obiettivo o comunque non raggiungerlo in tempi brevi, ho detto lasciamo perdere questa cosa, rimane lì come supporto se mai qualcuno volesse. Ma per quanto riguarda i dadi, leggi il messaggio in evidenza su Facebook. Lasciate perdere quello che avevo detto, perché. Ho pensato chi ha voluto partecipare già da ieri aspettare che si raggiungesse un numero assieme ad altri, no. Aspetteremo solamente che io sarò pronta e comincerò. Qui. Ok, e alla barra dove sei? A proposito, Diego. Aspetta, ricordami. A quale pacchetto sei? Aspetta.
Scusate un attimo che dico una cosa a Sisso. No. Certo. Ma dobbiamo provare anche la seconda, eh? Seconda mandata, la seconda ora. No, voglio vedere adesso. È quello che dovevamo fare, no? Se non si fosse capito, sto facendo proprio tecniche di traduzione. Non so dove l'ho sentita questa cosa. Forse mio padre quando lavorava in radio e mia mamma lo prendeva in giro dicendo prove tecniche di trasmissione. Ricordo proprio questa frase. Prove tecniche di trasmissione. Un po' perculato, sì, leggermente. Beh, ti smuto se vuoi salutare, Sisso. Salutare è di riduttivo, Vai, il vai, vai. vaffanculo è Sei smutato. il vaffanculo è fraterno, non è un saluto, il vaffanculo è fraterno, è quando conosci qualcuno così Ah. intimamente che gli dici vaffanculo, capito? È una cosa tra amici proprio. Vedi tipo chimica, ciao ciccio, non puoi dirgli vaffanculo, ti ha detto ciao, Sì, tipo con faccina. non siete ancora. Ecco, Diego, sao Ciccio, sao, mi fa un po' girare i coglioni, capito? Vaffanculo, magari se lo becca. Ciao Simon. Simon, ciao Vani, E non invece è ciccio, simpatico. No, ma no, quindi che cazzo, no, no. no, ci sta, cioè è carino, no? Carino. Vedi, Eli, ciao Ciccio, con faccina sorridente, o puoi andare a fa' culo? Solo Diego. Ciao Zizzo. Ma non è Zizzo! Zizzo. Ciao Lella.
Vedi, ecco, Diego, Marti, ciao Diego dice Sissio. dagli, No, dagli, no, com'è un no, premio. ciao Sissio. No, no, Sissio lo chiamo io. Si Ciao chiama zitto, ciao Ciccio. Sissio. Ieri mia mamma è venuta. Questa battuta vale solo per chi ha seguito Uomini e Donne, quindi Ciccio, spostati. Oddio, io lo guardavo Uomini e Donne perché, cioè, è Ciccio, meglio di Zelig. ritorna. Zizio con le zizze, posso confermare. Zizio con le zizze. Ieri si è venuta a sedere qua mia mamma e sentiva Sisso, Sisso. E fa, ma che parli con quello di Uomini e Donne? E sossio. Non era ancora stata informata del cambio nome, mia madre. Ah, il calciatore? Sì. Quello che fine ha fatto poi? Si è sposato con la tipa di Uomini e Donne e hanno una bimba. Poi si Ma va! erano mezzi lasciati, poi però sono tornati assieme. Ripeto, ma va! Puoi anche Ma ripeterlo. va! Vuoi La che sentire cosa una rimane? quarta? No. Mi sembra che hai la faccia di una persona che dice, ma dillo una quarta volta. No, 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 no. Sbagli. Allora, stai zitto. Basta, credo di non dover segnare niente. Dopo stai zitto, si è fermata. Sì, Ho visto nel vuoto. perché mi aspettavo dicessi qualcosa. No, no, io non stavo a guardare. Cioè, ti sei messa, guardato di lato, strizzando un po' gli occhi. Ho detto, boh, starà facendo una scorreggia, non so, stai zitto. Volevi farcela sentire, magari in live. Mi immaginavo qualcosa del tipo. No, No, invece, volevo. no, no, no. No, perché sei tra amici, si dice, stai zitto, stai zitto, stai zitto, poi. Pensavo una cosa così. No, volevo Oh, che controllare se senso. avessi segnato tutto. L'intestino da regolare. Ok. E ho controllato. Allora. Cosa faremo oggi? Zampette, Ah. Io grazie Diego. Allora, 31.000 Martina. ma chi è che ha vinto questa cosa delle zampette? 58.000 Diego, 6.400 Eli, 22.000 Marti, 222.000 Sisso, 1.800 Lella. Quindi ho vinto? Non vinceva qualcuno. Ah, oh, e allora che competizione era? Dai! Non era una competizione, era un sondaggio. Basta, non partecipo più. 30.000 PAM. Eh È più o sì. meno quello che potevo immaginare, considerando che sono o sono stati abbonati. State buoni, buoni l'ambombo, buoni, buoni l'ambombo. Continuo a chiedermi cosa fare oggi. Ah, ho cambiato la cover. Sono stata fin troppo senza gancio. Cioè, Via. io ho faticato a tenere il telefono. Cioè, adesso L'ultima così. volta Ne che non avevi il gancio me lo ricordo. Piangevamo in tre. ora? Piangevamo in tre. Sì, non te lo Allora, ricordi? io. Quando me te lo ricordi fai finta. Già. Io. Vedi? Ma Eh? cavolo, Dio stambecco. Ma Ah! Devo trovare la maniera di arrivare là. Vai, 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 vai. Continua il alzati. tuo. Oh, merda. Grazie. Avevo scelto insieme a voi quella con le farfalline quando fu, perché dovevo cambiarla per poter attaccare il telefono qui al piedistallo.
Ma se io lo metto alto, 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 anche se c'è il coso per tenerlo, il telefono ci sta, quindi. Qui sono i ganci. Sono così, pochi. Sono più alti i papaveri o il Gran Turco? Preciso. Ciao amico Ro. Da sotto, quindi si regge. Eli. Mi piace così. Ormai non mi beccate, non mi beccate. Lo so che lo fate partire questo realistic toc toc, quindi la prima volta dopo tanto tempo che non lo sentivo, se l'ho guardato attorno, ho detto che veniva da questo lato. Allora, dobbiamo parlare dei dadi, volete sapere qualcosa? Avete qualche curiosità di quello che si può dire in live? Non diciamolo molto. C'è Facebook e i messaggi in privato su Facebook e nulla. Il Flixbox? Sì? No. C'entra niente il Flixbox? No, sono brava. C'era il tizio con la cravatta verde pistacchio, ma. Dici quel che puoi. Allora, Pam. Sisso ha attivato la live. Andiamo a Ma guardare non Sisso. credo proprio. E dove sarà Sisso? Già su Destiny. Ma va, figurati La se è già su Destiny. Impossibile. droga. Bisogna salire di luce per poter fare il raid. La droga. Allora, vi posso dire i punti canale li potete usare. Non posso dire un cazzo, non ce la so a parlare senza parlare. Comunque, i punti canale saranno utili. Ecco, quindi anche per continuare la partecipazione alla live, che per me è Avanti. importante. Anche se non, se la cosa non sarà fatta in live, se non avrete dati a fine live, io comunque le live ci tengo. Ciao Safi, tutto bene? Te come stai? Una cosa che è sicura, e non dipende da me, così e basta, è che ci vorrà un po' di tempo. Quindi meglio non usare le zampette. Beh, dipende quando ne avete. Gli abbonati po possono divertirsi a usarle che tranquillamente. Io sono abbonato. Gli altri. Cosa che ne ha 200.000? 222.850, prego. Ah no, è appena arrivato a 222.900. Scusa. Ma perché sto Poi. puntando alla sub gratuita? Faccia di minchia. Faccia di minchia. Niente è più un ghoul, dice Diego. Ma dipende, Diego, perché magari tu i dadini non le vorrai, non li vorrai, quindi ti servirà il discorso dei punti e quindi un ghoul quanto vuoi. Ecco, Ingulati tutti tu. sì, era quello che volevo dire, ma. Ingulati Ecco, è brutto. Ro, per sostenere il suo nuovo amico Diego, ci fa Sì. sentire uno un ghoul gratis. Oh. Serve PayPal. Se non ce l'avete, iniziate a prepararvelo.
Una chicca. La super chicche. Avete visto la pedina del signor Monopoli da qualche parte? Sì, l'ho vista, io ce l'ho. Vieni là. E perché sì, ce l'hai? Perché sono uno dei migliori? Come hai fatto ad averla? Mi sono messo a pecora. Ti basti sapere questo. Non è vero! E che male che faceva, tra parentesi. Ok, andate su Monopoli. Queste ricompense sono già state aggiunte al tuo account. Lo so, che boh. C'è grande scommettitore, ma facciamo finta di niente. Allora, andate su amici e poi su invita. Ho finito le torte! Vado! Badon! È partito dal parcheggio, molto bello come evento. Veduto, veduto. L'hai bevuto, l'hai bevuto? Guardate Sisso. Ah, sì, Sisso. Non più. Non c'è manco la cam. Perché c'era la condivisione di ieri, no? Di quando streamo Destiny. E si vedeva tutto lo schermo, quindi si vedeva dietro la live. Ok, adesso che siete andati a vedere la pedina, che cosa dovevo... Ah, il controller mi serve. Ciao Mirko. Potremmo prendere quella pedina. Un'altra cosa è che farò dei giveaway, questa volta con dadi. O magari alterniamo un po' carte e un po' dadi. E Dua Lipa. Cioè, io ormai così proprio. Fatemi controllare. Sì, anche perché tu mi dici chi canta solo quando è lei, quindi. Il giorno che ci sarà la canzone Finché la barca va e scriverai Vani, chi canta? Io, Dua Lipa. Richieste di riammissione. Faccio schifo. Ok. Capito, Sisso? Chi è che ti ha fatto la richiesta di emissione? Non so se ce lo ricordiamo. Si chiama Michele. Non so se è Miki. Ciao, Mirko. Non so se è Miki. Ah. Avevo un sacco di... Link. Tipo ogni 2 minuti, ogni 3. Poi dopo 5. Ah, e poi mi ha detto Troia. Giusto. E mi ha mandato la richiesta di riammissione con scritta faccio schifo. Io... Ma è vero, condivido. Dici sì, è vero, fai schifo. Condivido, sì, bravo. Ovviamente non si riammette. Ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando. Allora, vediamo Follino cosa dice. Ma stiamo scherziamo? Bubana Eva. No, allora, gli insulti sono divertenti, ma finché sono pesanti. Sì. È inutile le cose leggerine, a noi non piacciono. Infatti, se, no, se insultava pesante, allora sì, riammissione. Se no, no. Sì, coerente. Sì, sì, hai ragione. Meno male che ci sei. Grazie. Mi tieni sulla retta via. No, quanti paradossalmente,
se nella domanda di riammissione ti rinsultano, lì sì che vuol dire che la gente ha il proprio pensiero e lo mantiene. Allora lì ti stimo e ti rimetto dentro. Sì, certo. Al contrario, non no. È vero. Se mi fai il volta gabbana, se mi fai il volta gabbana, che prima mi insulti. Esatto. E poi invece non ho fatto apposta, sono un coglione, cosa. Lì mi scendi. Non ho più la stima. Dolce gabbana, no. Cioè, vestiti da mercato, no. Mercato cinese, cioè, dolce gabbana adesso. Shane. Io sono più per la gabbianella e il gatto, non so se... Ma anche la gabbianella e il gatto, io andai a vederlo al cinema. Tu l'hai mai visto la gabbianella e il gatto? No. Taxi. Asso di uova strapazzate. Extrema squadra. È proprio buttare un round. Oddio, questa ancora non l'hanno levata. Io non ce l'ho fatta a farla, ma ci provo. Allora, quante sigarette farò oggi? Non so, Diego. Vuoi indovinare tu? Secondo me è uno che ci prende. Ok, chi so? Dimmi, Vani. Puoi indovinare quante sigarette ha detto Diego che farò oggi? 69. La butto lì, Ok. Così nell'ignoranza. Diego, capisci di avere un problema. Chiaro, no? E lì dice 20. Io non ne ho assolutamente idea. Quando mi stufo smetto. Non dir così, dai, ti prego. Sì. Dai. Forse oggi mi butterò su Destiny prima. Ma ti conviene, perché finisce lo standard e poi non becchi più le ricompense. Ma non ho l'ansia. Non capite proprio una bega, ne fa 13. Perché mi grabbi, testa di minchia? Vedi che non sei in grado? Così si fa. Si fanno gli occhi pupi pupi, è normale, eh? Beh, gli occhi fanno sempre pupi pupi. Dimmi a una persona che gli occhi non fanno pupi pupi. Ma no, ma in questo momento. Per il round dimmene una. A me gli occhi fanno pupi pupi e tapi tapi. No, a te no. Non stai facendo questa cosa. Stai scherzando? Sì. Sì. Ah! Allora, fino a qua ci arriviamo tutti, no? Siamo forti. Lo voglio dire, mammina, te lo voglio dire. Stai calmo, figliolo. Mammina. Dai, che avete degli outfit che fanno cagare, letteralmente. Ma quanto ne capisco. Alza il finestre. Sì, so, sentiti libero, Popi. Gula. Però rimani sempre a migliore. Grazie. No, vabbè, scusate se ci stavo provando anch'io, eh.
Non fa ancora. Vabbè, ma c'è la gente che è Gigi, ma che c'è la gente che l'ha imparato su Round. Io non l'ho più fatto questi giorni. Il Gigi, eh? Quante ne sa il Gigi? Non si non convinto. Era un sì, ma come se avessi detto no? Beh, sarò solitario. Devo attivare. Che è successo? Porco. Devo attivare il boost perché oggi più delle altre volte non ho voglia di fare le sigarette. Io ci sarò se tu vorrai. Ora che abbiamo. Ah, hai preso il pass, ti sei appassionato, Diego. Vieni nei soldi. Scherzando. Madò. Fisso. Dimmi. Sentiti libero di dire la tua, eh. Non ho capito, mi sono un attimo perso. Ah, ok. Niente. Ma non mi dite Qualsiasi cosa. che non gioca a pi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 p
infinita, e viva viva la vita. Vabbè, ah, no. Sono arrivato tra i primi. Primissimissima, no, però dai. Ma gratis l'ho preso. Ah, ma chi ti crede? Dai, serietà, per favore. Grazie. E ogni volta che dice il pasto di Paul, Mirko, il pasto di Paul, con uno che si mette la mano in testa. Poi dice, ma gratis l'ho preso. E Mirko, il pasto di Paul. E Diego, gratis. E Mirko, il pasto di Paul. Fangulo, stronzetti, fangulo. Il pass di Paul. Io devo prendere il pass di Destiny. Meglio va, io sono già, l'ho già finito il pass di Destiny. Ok, donate per farmi prendere il pass di Destiny. Che costa di 9,90 €. E pure il pass del destino, sì. Ma ormai ovunque, cioè. Prato fiorito, il pass. Solitario, il pass. Scherzi, perché Prato fiorito io non l'ho trovato. Guarda meglio. Guarda meglio. Dimmi solo dove vuoi che me lo infilo. Campo minato. Pass. Ovunque, ovunque. Dovete andare a farvi una partita di calcetto con gli amici. Il pass. Bravissimo. Bevina! Quella è la mossa segreta. Snake, c'è il pass puro adesso. Voglia da una vita quello. Solamente sono diventato argento in Fortnite. Tu cosa sei? Argento in Fortnite. Plastica. C'è plastica. Ah, per le competitive, la classificata. Credo. Oh, grazie. Ho trovato un po' una stupidata la classificata in Fortnite. A me me ne frega un cazzo. No, no, proprio per la dinamica non ha niente di competitivo. Classificato, sì. Ma
Classificata è, non è quella che c'era prima. Non devi fare una modalità a parte. Di Come va? Cosa? cosa stiamo parlando, Sisso? Devi fare una modalità a parte? Certo. Oh. Ah, ok, no, allora è sempre quella che c'era prima. No, Sì. no, cose brutte, no. Passiamo queste cose brutte. No, no, ma Sti! non c'è un vero livello di competitività, di conseguenza, cioè, Wow! È non forte, imparate. è Imparate. come Apex. Cazzo! Che cosa brutta ero prima! Dio mio! Vedi, perché lui si è aggrappato? Oh. Prima c'era Arena. È diverso? Quindi, classificate Arena? È a coppie, dice Eli. Ma giochi no build, Adesso. Eli? Ecco, Arena è il Dopo. nome che non mi veniva. Sono troppo forte. Adesso vincerò questa partita. L'hai visto un po' Destiny Row? E non so mai se quando ci sei perché poi sparisci, ti addormenti. Oggi magari andrò a fare cose fantastiche. Cosa andremo a fare oggi? Lo stendardo? No, no, te ne puoi andare. Non è niente di fantastico. Com'è? Non è bellissimo? Mi sono intrippata. Però l'intrippo dei primi giorni mi sta passando, forse perché ho altri pensieri. Di Un trippo di cosa? Destiny. Ieri mi sono. Quella prima cosa che abbiamo fatto. No, l'unica. Una cosa sola ho fatto ieri io, vero? Sì. Ieri quella roba mi ha Ma quella roba distrutto. lì è roba nuova, mai fatta. Bisogna capire, è Allora, tutto è nuovo. crashato follina, avete visto? Carrica di Rainbow Six. Sì, certo. Scaricatelo, scaricatelo. Sì, l'ha scritto apposta, scaricati. Con 4 R va scritto in teoria. O nove. Ne sono tre. Qualcuno in più Ah. Ma doveva metterlo. anche tre non è male. Allora. Sisso. Dimmi, Gabriella. Non ho fatto niente. dimmi. Ah, è già crashato. Non ho fatto niente. Sì, c'hai ragione. Colpa mia. Forno? Oh, il porno? Chi è che guarda il porno? No, forno. Mirko ha chiesto a Roda, dove Ah. giochi? Forno? Da una stufetta? Da un condizionatore meglio. Vabbè. Finché non scrivono io. Pazzate. Allora, quante sigarette ho fatto? Dai, vediamo se siete bravi. 13. Ossa, indovinate. 13. Eli dice 20, Sisso Eh 13, sì, 20 adesso. Se ne hai fatte Pam 20 mi incazzo, 9, eh. 13 dice Mirko, ma già l'aveva detto. Sì, prima era così. Secondo voi quanto ne farò? Ok, però non si esprime. Ti dico io. Ne ho fatte.
22, dice lui, ok, ne ho fatte 11. Simon ha indovinato. Ciao Andrex. Adesso le altre le farò a caso usando questi filtri. Non ne prendo altri nuovi. Questi che ho già qui, la bustina la chiudiamo e la mettiamo via. Non so di cosa si stia parlando. Perché non segui le mie live? Ecco, adesso l'acqua fresca la vorrei. Non l'ho presa, ma... Scusa la domanda inopportuna, ma dove la vorresti? Qui sul letto, dove la tengo sempre. Tu tieni l'acqua fresca sul letto. Capisci il paradosso? No. Neanch'io. Facciamo in due allora. Siamo messi bene, disse Irene, quando vide quel grosso bene. E te pareva. Tu l'hai detto, non l'ho detto io. No, no, io ho detto quel grosso. Cosa hai detto tu? Tu hai detto quando vide, hai detto quel grosso. Bene. Quello l'hai detto tu. No, tu. Vabbè. Chi l'ha detto? Decidiamolo subito, tu. Ma non è decidiamolo se poi lo decidi tu. Vabbè, facciamo che lo decidiamo. Siamo in due. Ok, l'hai detto tu. Boh, ok. Tu sei d'accordo? Tu sei d'accordo? Tu vuole borraccia termica? No, ma capisci che palle. Devi mettere l'acqua nel frigo, si deve raffreddare. Poi la devi mettere nella borraccia, no? Pigli la bottiglia congelata, te la porti a fianco, ti dura tutto il giorno. Borraccia termica dura di più, scusa, della bottiglia congelata? Sì, però non suda. E allora? E poi a chi la metto la copertina? Non devi mettere nessuna copertina, cioè meno scazzo ancora. Appunto. Approvo borraccia termica. Era una battuta proprio per questo. Approvo la borraccia termica. Ok. Vai. Tip, donation e via per le borracce. Che una borraccia termica buona almeno 30 euro ci devi cacciare. Non si vede il mare. No, io voglio... Ah, non lo dirò neanche voglio per scherzo. Voglio il pass. T'ho già capito. Di cosa vuoi il pass? Di Destiny. Ah, tip, donation, pass for Destiny. Bravo. The Breakfast Club, lo guardavi? The Breakfast Club? No. Poi... Poi mi immagino tutti... A me manco piace Destiny, vaffanculo. Solo una pazza musica. Pazza ma scusa, musica. Con la mia donazione non riesci a prendere il pass? Sì, ma non volevo... Non volevo attingere da quello. Perché? E da dove volevi attingere? Cazzi tuoi, si so. Ma i cazzi miei! Che cazzo, parli di donazioni e te l'ho fatto! Vabbè, c'erò, capisci? Cioè, metti che dici, ah, vabbè, ho piacere che si compra il pass, no, se ne sta facendo la minchia. tu vuoi che lo facciano gli altri? Certo. Beggia madre! Oh, possiamo dirlo, beggia madre! Buongiorno e tante care cose, Manu. Oh, tante carissime cose, vorremmo dire. Comunque... E tante bellissime anche, si può dire. Merda di Dios. Comunque, sì, so. Dimmi, Vani. Sarai felice di sapere che stamattina... Sì. Abbiamo preso la pappa Bibi. Abbiamo preso? La pappa Bibi. Ah, la pelle d'oca, cioè... Niente.
Era una supercazzola? Ah, perché si può donare? Oh mio Dio, il progresso. Un affanculo. Tu e il progresso. Il progresso. Ah, ok. Ok. Ieri era una fiera, c'era un pappagallo che costava 3.000 euro. Porca troia. Bello, bello, bello. Sarà Oddio, costoso, oso, oso. Più che bello, bello, bello. Sarà stato un'ara. 3.000 euro di pappagallo, devo andare al lavoro al posto mio. Che cazzo è sta canzone che è partita? Va bene. Facciamo che rimango qui. Sono ultima. Vediamo se recupero, ma è dura. Grazie. Sotto il lavandino. Grazie. Che skill. Mamma mia, però. Non so se ho messo. Sì, sicuramente, niente. Non possiamo indovinare le altre sigarette perché non le ho messe separate. Ho iniziato a metterle separate e poi mi sono confuso e le ho messe insieme alle altre. Aspettate per vederli uscire da un lato e non sono mai usciti. Che errore di merda. Canzone nuova di Annalisa, peggio l'arpa. Ah, ma ieri avevo chiesto a Rose se sapeva cosa significa giagaro. E poi mi sputa. Si spende tutti i soldi e ti sputa. Hop. Giacomo. Ok, si è addormentato. Niente. Glielo chiediamo un'altra volta. Beh, good night, disse la gallinella al Pite. Tonight, rispose la gallinella. Ah, sì. Ok. Codice. Ma quanto è forte? Importante Ricordati che l'acqua. un netto basta. Okay. Cioè due è un'esagerazione. Ok? Va bene. Dobbiamo fare con. No, è che sai che è quello che ci sono anch'io. Aiuto. Le sfere del Dracaru. Che cazzo dici? Torna a dormire. A Giagaru. Non lo so. Siamo rimasti noi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Che bravi che siamo. Noi chi? Noi sei. Sono caduti tutti. Alla. No, vabbè, no. Oh, ma che te lo dico? Sei per caso una delle migliori?
E allora, di che cazzo stiamo a parlare? Una delle migliori, ragazzi. No, finale con la coda. Che rottura di coglioni. Te l'ho detta proprio in maniera educata questa volta. Sono pazzi. Fare feste finali. Sono pazzi. Comunque, non hai ancora detto qualche novità sui dati? Io l'ho detto. Qualche novità su cosa, pensavo io. L'ho detto. Ma è su cosa da succo? Spiritoso, come sei spiritoso? Pensavo di averla presa e me ne stavo scappando, illusa. Maron. Cazzo. Va bene, ciao chimica, buon pomeriggio. Su! Su per me la radio. Su! Cazzi, è stato un succa. Dovevano bello. Passare 7 secondi che dovevo stare con la coda. Non me la fottevano. Era clacchio succa me la radio proprio. Chi è la più forte? Chi è la più forte? Boh, se la conoscete, presentatemela. Belen Rodriguez, forse? La butto lì. Ma cosa sono le canzoni di sta live? Sono abituata a classica italiana. Hai visto, Mirko? Perché ci sei tu? Ogni tanto noi adattiamo i nostri ospiti in modo che si trovino a proprio agio. Infatti, magari, quando viene Ro... Senza te non posso stare perché tu non appartiene, come piace tu. Senza te non posso stare che non troppo buono. Quando viene Diego, Dua Lipa. Costa Dua Lipa però. E non lo so. L'aglio. No, non è l'aglio. Mi sono sempre chiesto, ma se è Dua sul palco, perché è una? Ieri ho anche comprato il vinile di Teddua. Zenzero? No. Quando mi do lo stomaco, però. Mi faccio l'acqua con l'aljagaro. Renato zero. In effetti, appena ho letto Zenzero, non mi è venuto in mente. No, no, bicarbonato. Lo dice la parola stessa, aljagaro. No, non è vero. No, ah, niente. Bravo, allora. Non ti ho fatto provare l'acqua con l'alloro? Ma è buonissima, è inutile che fai blu. Mi hai sentito? Sì, perché? Pensavo di averlo fatto più pianino. Vabbè, dai. Ci sta. Devo fare. Allora. Andiamo su Destiny.
Avete ragione. Vediamoci. Sarebbe piaciuto anche prendere il pass, ma devo. Cosa metti la canzone di Dibby? In effetti. Ma cosa dite? Volete le due partite a Dibby? Cioè, Sì. proprio se dite no, come se avesse accettato, io non vado. Cioè, trapanare. Sì. Sì. Sì, io direi di sì. Vedi, Dani? Almeno gli ingrammi potenti se li becca agli altri. Come l'ha detto, sì. Io pensavo, vabbè, minchia, sono 2 giorni che lo dici, vattela a fare due partite. E poi, almeno gli ingrammi se ne pigliano gli altri. Io lo becco. Magari ho più probabilità di prenderli io. No. Sì, uno in meno che gioca ho più probabilità di pigliarli io. Sento la squadra sempre da 6 o da 4, eh. Oh, non dire così. Testina. Non dire così. Oh, Ma sì. sì. Vabbè, non mi stanno dando retta. Vabbè. Poi se vi trovate banna, dici, ma come ma? Vabbè. Oh, Pezzegore. no, non è che ora lo scrivete. Tutti su Dibby. Tu vuoi giocare? Sì, andiamo su Dibby. Sì, dai, ti aspetto lì. Sono già lì. Sono già lì. Sa, se non mi vedi, è perché sono trasparente. Io leggo 18. 18 Chi è cosa? che è timido? 17 ora. In chat. E leggo Mirko, Diego, Ro, Marti. E basta. Ora 21. 22. Chi offre di più? 22. Vabbè, ci piglio due passi. Però se volete, dai. Va bene uguale. Ah, non stavamo parlando di soldi. Ah, c'è anche Plinio, ok. Ma Ciccio c'è? Plinia. Ma Questo sa. Plinia Ciccio mi non. dicono che è uno dei migliori. Non lo so. Dobbiamo Ma che cazzo non domandare. lo sai? Ah, non lo sai? Ah, boh. Me la leggo al dito mignolo del piede. Ok. Al millino. Già abbiamo all'alluce ieri, non mi Ah, ricordo no, lì non passa più cosa. sangue. Lì ormai è andato. È Un morto. dito perso. È un dito pezzo. Sasso, sisso, Peggiuccio. sesso, susso. Ok. Il sesso di Sisso chissà che cos'è. Ma che grande sesso ha Sisso? Ma altro Ma piede o sempre lo stesso? sempre lo stesso, un piede alla volta si Si dice. sta perdendo il piede, ok. Cosa mi sono persa davanti alla merenda alla bimba? Ma è tedua. Non lo so, cioè. Questa cosa è brutta. Sì, è tedua. Ciao, Sushina. Eli, sto andando su un gioco che forse non hai mai visto. Almeno E qui, che da forse ti me. farà veramente cacare. Io c'avevo così l'idea di usare la vomitina, Diego. La vomita non caca, però. Sai cosa fa? Metto la vomitina e viene da te. Non ce la fa a vederla. No, che alien. Ma io Porca da troia. quando c'è alien non ho aperto. Ho aperto il gioco una volta. Sì. Ah, c'è Alien adesso anche. Stavo dicendo da quando c'è alien non ho aperto. Invece sì. Perché mi ricordo la schermata diversa. Sentito un gatto e non è il mio sound alert. L'evento barbecue, una skin alla fine ci ho preso del pagliaccio. Anch'io. No, questo è il mio. Allora la finite?
Si sente un gatto qui, perché l'avevano detto che c'era un gatto. Oh oh, povero Dwight. Che è successo? Salve, sono la principessa sul pisello. Se non ti piace, No, vuol dire che non è Venom. quello. È Alien. Sparerai alla cazzo di torretta, Rinco Bronco. Muoio Testone. Vecna. Io pure. Sperando che rimettono in negozio quelli vecchi. Solo per questo. Una donation goal doveva essere 80 euro per il pacchetto di Stranger Things per DVD. Solo che quando... Ah, non stavi scherzando. No. Per un Che momento cazzo pensavo stessi ridi? vaneggiando. No. Solo che quando ci ho pensato, costava tipo il doppio. Allora, vattaffanculo. Era giusto che costava 300 e passa Dal lì, 5 settembre 180. fino al 12, XP moltiplicati per aver giocato le partite consecutive. Prega, Spirito, Nia, Michela. Questa è Michela? Andiamo a vedere che sono di Michela. C'è figa. Però avrei gradito altri colori. I capelli lunghi su Michela. Ma quei guanti? Sono scomodi, ti scivolano. Che cosa brutta. Cazzo! Non ce n'è un altro con i capelli così lunghi, ma che belli. Bellissimi. Bombabile. Che schifo, i buchi. No, non si possono vedere i buchi. Io dipende che buchi, sai. Che alcuni buchi sono anche carucci. No? Può essere. Tipo i buchi alle orecchie. Fanno così schifo. Tanti buchi vicini fanno impressione. Le verruche sono simpatiche da vedere. Sì, Piccoline o grandi, grandi. so, smettila. Questa Dimmi. cosa potrebbe andare. Che cos'è? Dai. Che Schifo brutto. le verruche. Questa è bellissima. Questa è piaciuta pure a me, che non me ne frega niente. Però è carina. Ma a noi è che ce ne frega niente, voglio dire. Allora, sto gossip ce lo dici, Vani, o dobbiamo stare qua col fiato sospeso? Sei come vuoi, Sisso, stavo scherzando. Non c'è un gossip alla fine. Mirko, gossip. XOXO, gossip chi? Gossip girl. Altro gossip. No, c'è stato un gossip, Mirko, l'altro giorno. Oggi si scherzava con Diego che ha chiesto gossip, ma non era. Ho fatto una battuta. Possiamo dirlo che Diego è un burlone, No gossip, no party. Però Mirko non sa ancora il gossip dell'altro giorno. eh? È vero. E che gossip, posso dirlo? Oh! Avevo i brividi sotto le piante dei piedi, fai tu. Allora, fatemi leggere. Quando ti nascondi in un armadietto, queste competenze si attivano. Lasci pozze di sangue. Ma che ci vale l'armadietto? Dopo aver completato il 50% dei progressi su qualunque generatore, quando ti trovi accanto a un bancale caduto, premi il pulsante per piazzare una trappola che resta attiva per 120 secondi. L'area dei bancali su cui è posizionata la trappola viene rivelata. Quando il killer esegue l'azione di rottura sul bancale con la trappola, questa esplode.
Questo ci mancava, la trappola sul bancale. Quando sei sano, questa competenza si attiva. I tuoi passi sono silenziosi anche quando corri. Silenziosi, ma lasci segni, quindi non mi piace. Panabub. Mi state urtando? No, Orco, perché? l'orco. Ma quanto posso essere stronzo? 2? Siamo Anche sei. 2,5-3. Ah, così Anche sei. tanto. Sì, hai visto quello che ho fatto? Sì. Sono veramente stronzo. Ah, aspettate che vado a riscattare i punti qua. Riscatta i punti, l'avete sentita? Ah, già. Com'era quella? Mannaggia. Un altro corso, poi ogni tanto va via l'audio. No, Manu. Stavo dicendo a Mirko che l'altro giorno non c'era. Che si è perso un gossip. A Oddio, Bubba, l'altro mannaggia Bubba. giorno non c'è mai, quindi non è che. Esatto. Cioè. Non è Mannaggia per fare Bubba. partire il solito coretto Mirko Mirko vaffanculo, ma. No, no, dai. Oggi No, no, no. no, Oggi assolutamente no. no, però. 400.000 punti sangue. C'è scuola e c'è calcio. Ma ciao, Ma Marika. calcio lo possiamo capire, calcio lo possiamo capire. Ma Scuola? Che cazzo ci vai a sì, ma fare? sì, ma si arriva in ritardo adesso? Ah, quello dello sci con Nolinzolo. Sì. No, ma poi ho saputo, Manu, è che proprio non c'era quando l'ho detto, quindi si era perso un Anch'io po' di dico cosa ci cose. vado a fare. Appena finito di lavorare, come state? Beh, io seduta. Ah, Sono troppo simpatica, dai. ma come le dice lei? Come le dice lei? Come... Ma come? Ho più in sopravvissuto in 30 secondi da quando il tuo sintomo di Achille si li rileva. Ma c'è un nuovo coso? Ci sono le sfide base, visto che noi avevamo lasciato. Io avevo finito la prima pagina. Ma no, dico proprio c'è un nuovo tipo mappa, Sì. personaggio. Un personaggio, un killer, una mappa. Dai, Ok. voglio sapere, uffa. Ti sento un attimo. Ciao, bro. Allora, Mirko, adesso decideremo. Come dirtelo, se torturarti 2 o 3 giorni. Ti prego, quattro, dai, almeno. Vado nell'angolo a piangere. Allora, ecco, approfittiamo del fatto che c'è Mirko. Mirko, mi mancano solo i nuovi 3 killer. Brava. Soprattutto ci ho speso i soldi, ok? Ho Approfittiamo che c'è fatto. Mirko. Porca troia. Ho fatto tutti i principali achievement. Ti faccio vedere la skin che abbiamo preso. Ah, è già pronta, è questa qui. Guarda che simpatico, simpatico l'icchio. La faccia dovrebbe essere anche questa, delizie del BBQ. Singolarità sbocco, mercante sbocco assoluto. È quello nuovo? Io Sbocco a metà. non ho visto proprio, ho giocato. Ma qua è chi sta chi da di Pendo? Daniel divertente. Ok. Ma tanto ora che non sono così presa, Anna Pepe sì. Se lo possono tenere. Dio te Dio. Ah, però ho un sono attivi i suoceri. Ok. Sono attivi. Devi andare. A dopo, Eli.
Dicevo, Alien sarà a tempo, visto che è una cosa, una collaborazione. Non è come Mercante e Singolarità che rimangono lì. No, Mirko è brutto, spegnili. Sì, lo so che volevi scrivere, sono arrivati. Infatti mi venivano anche a me delle battute, ma è carino. Allora, vediamo chi mi ispira. Considerando che non gioco da tanto. Orco! Eh sì, Mirko, perché penso. Aspettate, intanto vado a vedere pure se ci sono codici, va. Così vedo se c'è scritto che è a tempo. Pacchetto Alien è disponibile su Steam. Lo xenomorfo è la cosa. La nuova sopravvissuta. Il pacchetto include. Non c'è scritto che sarà disponibile a tempo. Ho messo 12 euro. Trailer non c'ho voglia di guardarlo, quindi è andato a fancucciolo. Mai, come mai? Agaga! Ubriaca sei? Agaga, non mi va. Ah, lo Allora. Ma consigliamo a Star is Born che lo guardino tutti. ieri ho visto il cognome di Cicci. Ma non è italiano? Come? Adesso sei straniero. Repubblica Ceca. Vuol dire non sei italiano visto il cognome di Cicci? Perché vedendo il tuo cognome ho pensato che tu non fossi italiano. Ma chi? Diego, stai calmo. Però non mi dai informazioni! Lo so, ma tu a volte rispondi come se fosse la tua chat. Quindi penso che ce l'hai lì sott'occhio. Ah no, a volte se sento te dire fare cose strane, guardo, ma se no non. Cioè, capito? In Ok, verità non hai capito. dai. Che quando dico robe strane vai a controllare la chat, no? Sì, perché capisci, mi eccito e dico, ma cosa Ok, dici questa avevo qua? capito, posso. Ha proprio eccitazione tipo eccitata, non so come spiegare. Lo so, Mirko, me l'avevi detto. Quindi italiano? Certo che sì. Anche Polacco. nel Twitter di DB non c'è scritto tipo affrettati, quindi boh. Non lo so, però sappiamo. Di solito le collaborazioni le levano. Io Jason su DB. Ma Jason non c'è perché c'aveva il suo gioco, credo, no? Venerdì 13. L'altro giorno, qualche giorno fa, qualcuno mi aveva detto Jason, ho detto proprio questo. Aga! Cazzo. C'è il Ah, trapparo che di fanculo. faccia ci somiglia, ma poi niente. Il trapparo. Comunque non mi piace quello che sto vedendo. Scusami, ma oggi non mi sono messa in tiro. Non è che può essere sempre festa. Però un po' di delicatezza, voglio dire. Allora, Marika, a proposito delle tip. Intanto che scaricherò un po' di punti, aspettate che levo l'audio che mi dà fastidio. A proposito delle tip, la donazione, la donation goal rimane per un No, ho supporto. sbagliato. Ma non è la vomitina lei. Porco demonio, porco. Rimane
per un supporto, se qualcuno vuole farlo a me al canale, ma per quanto riguarda i dati si farà in privato completamente a parte, proprio perché penso che non tutti vengono in live, molti non hanno interesse a supportare, a portare avanti la questione comune per tutti, quindi poi quando partirò io vorrei dargli in privato. Per quello ho detto discorso, lo possiamo tenere per come acconto. Ma l'acconto deriva da racconto? No, No. acconto magari. Ah, no, no, sai tutto tu, sai. Scusa se sono un genio, non lo so. Mi devo anche giustificare. No, assolutamente, mai giustificarsi. Discorsi sensati. Dicono origini di Bitonto. Ah, ok. Acconto c'ha origini di Bitonto. Imparano anche delle cose in live. Sì, ma non era tonto il racconto, nemmeno No. se viene da Bitonto. No, vabbè. Tra poco me ne andrò con delle tasche vuote e nessun gossip. Le tasche piene di sassi. Vabbè, si degenera. Ah, sì. Come mai se ne vada tra poco? Come mai, Mirko, tra poco te ne vai? Mi chiedono dalla regia. Soprattutto senza avermi visto giocare, avermi dato delle build. Guarda, metti quello. Supporto. Allenamenti. Cazzo, cazzo. Iu. Ok, Diego se la sente. E fa Mirko. Allora, vuole diventare Laura. Allora, scacciamo la paura. Adesso, tutti al cesso. Allora, in pratica, già ci stai mettendo troppo, ma anche in teoria, sì. Beh, sì. Possiamo dirlo, sì. Spoiler, Diego non ti dirà un cazzo. Scusate, ma come Ma non se si Diego sa. lo chiamiamo il burla, d'ora in poi. Ma anche in teoria, allora, per il culo e vola. Vabbè. Dice così Diego. Fai ad aprire il culo e volare? Non lo so. Eh? Come razzo, tipo. E spicchi il volo in verticale. Basta con sto burla. Diego non piace il burla. Il 45 settembre 1789 era una ragazzina. Iniziò così la nostra storia. Eh sì. Era una ragazzina, che cazzo stai a dire? No, perché come Diego prendeva in giro Mirko facendo allora, in pratica, e Mirko continuava con c'era una volta, ci fu un giorno, il 45 settembre 1789, e io ho continuato dicendo ero ancora una ragazzina, era di Fossano? No, sono sempre di Agrigento, no. Agrigendo con 2D. E 3R. Vabbè, ce lo diciamo. Allora, praticamente Mirko, il gossip è che una persona della chat è il mio ex fidanzato. Chi è?
Eli ha fatto fuori i suoceri ed è tornata? Ah, no, 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 no. Era Sisso. Perché adesso Eli ha cominciato a fare toc toc, che io so chi li usa, quindi riconosco la persona. Però Eli ora li usa, quindi devo mettere in conto che può essere anche lei. E c'è Mirko, sei caduto? T'ho scioccato? Hai perso la partita? Stavo a giocare, scusate, dove eravamo rimasti? Al posto di Mario Death, Diego Death. No, perché? Diego, eravamo rimasti. Te nel bel mezzo del gossip te ne vai? Non lo so. Si dice anche peca a gengiva. Esatto. Che non vuol dire un cazzo. Non vuol dire niente. No. Gula. Non lo so io. Si so. Pirita e ride. Ho fatto un pititino. Pirita. Capirita Pirita, si dice. Diego, che ti sei perso. Stavo facendo la skincare. Ah, in codice stavo giocando. Ok. Ok. Insomma, Mirko, sei sciocco basito? Hai non già fate mai lo un'idea? scrub alle palle, ragazzi, che fa un male cane. Mi sto arrabbiando. Dici che siamo curiosi. Allora, Diego, se non l'hai sentito, ho detto a Mirko che Mirko è anche Plinia. Mi sa che non lo sapeva. Basta, Blanco, dai. E seguo. Ho detto che qualcuno della mia chat è il mio ex. Fidanzato. No, che mi ha frenzonato. Come qualcuno. Sisso, sono io. No, non sei tu. Ah, ok, per fortuna. Cacchio. Immagino di non Diego, saperlo. sono io, dai, diciamolo. Ok. Mirko, ah, ci conosciamo? Chi è che conosciamo? Ah, il tizio, se lo conosci? Manu, sono io. Sì, è come quella del. Uno tra di voi ha vinto. Io, eccomi. Fernando, sono io Fernando. Enzo? E mo chi cazzo è Enzo? Insomma, forse voleva scrivere, ha sbagliato. Lillo. Sono E Stitch. Ma quanto era bello Lillo e Stitch. Lillo. Dai, sono Lillo. Il boss dei matrimoni. Oh, Enzo Miccio. Enzo Miccio non è stato il boss dei matrimoni, ma penso che ha fatto pure il programma. Vabbè, ma perché dite cazzate? Che poi vi devo. Dai. Applausi alle relazioni finite con rispetto e tranquillità. Dio avrà un posto per tutti voi. Marica! Caricate il cannone delle stronzate! Preparate il fuoco! Preparatevi al fuoco! Fuoco! A me non è che frega molto di questa cosa, cioè, è andata così, ma poteva anche non andare così. Bah. Ieri volevo comprare la Torre Eiffel Lego, costava 450 euro. Porca troia. Avrei dovuto screenshotare la tua espressione. E sarebbe così, che poi, sarei diventata famosa. Come si dice? Lo spezzone di video postato da milioni di account su TikTok e via soldi. Ma i miei follower non colgono l'attimo.
Costa così tanto il Lego? Ma quanto è grande sta Torre Eiffel? Eh sì, dimensioni reali, sì. Ah, ecco, perché porca puttana! Cioè, Madonna, che cazzo! immagini di Cioè. Mirko, aspetta che ho un minuto di pubblicità. Dobbiamo aspettare a continuare la conversazione. Prince. Dai, che tra poco inizia il Grande Fratello. Ma che merda! Lo guardiamo? Qualunque cosa stiate dicendo, siete cattivi. Beh, dovresti essere contento che alla fine un tuo ex continua a starti dietro, tra virgolette. Il piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. Lo vedi? Anche perché se qualcuno continua a restarti dietro, intanto è inquietante, perché immaginati avercene sempre uno dietro, punto primo. E secondo, cioè, vuol dire che c'è qualcosa di irrisolto e è meglio. Esatto. Meglio chiarire le cose. Bentornato Mirko. Non abbiamo detto niente di che in tua assenza, non ti preoccupare. Semplicemente mi stavo preoccupando di interpretare i messaggi della chat. Marika dice Ciccio Fox su Rai 2. Ciccio Fox. Sei un altro dei miei cugini? E alla lontana. L'altro giorno ho detto, ho visto la foto di una modella che era vestita di solo ferro, immaginate, catene, e c'aveva due bolli ai capezzoli e un triangolino alla patata. E Oddio, un poi triangolino era proprio qualcosa di striminzito, la patata. catene di collegamento, no? E lei tutta carina e in foto era in mezzo alla strada perché, boh, non so. Allora ho visto che si chiamava Fox di cognome. Sapete io come mi chiamo di cognome. E mi ha detto, Patrizia. qua! Mi ha detto, oh, guarda, mia cugina! E sì, sarà figa? Ho detto, sì, guarda, vuoi vedere? E mi ha dato la foto. Ha vomitato. Porello. Tutte quelle catene. No, a me quelle che vedo con foto mezze nude non ce la faccio, più forte di me. Se la seguo vuol dire che alla fine le è rimasta nel cuore. Megan Fox pure, mia cugina, certo. È nato un bambino in famiglia mia. Non so se sono zio o cugino, praticamente. Dimmi la parentela, te lo dico io. È figlio della sorella di mio padre. Vabbè, sì, Allora, adesso. la sorella di tuo padre è tua zia, sua figlia è tua cugina. Il cuginetto piccolo è tuo cugino. Non è che diventi zio. Il figlio di tua cugina è tuo cugino. Da qualche parte, adesso non mi ricordo Di che bene grado? dove, da qualche parte non mi ricordo bene dove, il figlio di mia cugina, dicono mio nipote, ma convinti loro. Mia madre dice che sono zio, ecco. Ma non ha un cazzo di senso. Però sì, so. No, sei cugino di secondo o di terzo grado. Non mi ricordo dov'è che mi avevano detto qualcuno che sentivo. Ah, in Campania, dice Marika. Qualcuno che sentivo al telefono, quindi non a distanza, quindi non dalle mie parti. Dice così. Mirko, senza finire il gossip, vede che non è stato Si vede che hai tirato abbastanza. troppo il cordino. Questo no, perché io che abbia sbagliato non esiste. Puoi dirlo forte, ragazza! Ok. Se qualcuno ha idea di quanto tempo io abbia perso davanti a questo gioco senza giocare, non me lo dite, perché sospetto che è tanto, non me lo dite. Perché tra un discorso e l'altro mi sono Bye bye, sconfusa. Gianna. Ciao Mirko. Mi sono sconfusa e sono data alla chiacchiera e quindi Posso dirlo che femmina incredibile? non voglio saperlo. Che femmina. Bella
Bombetta madre. Bella madre santi. Adesso possiamo anche togliere la musica. Sì, ma senza musica cosa fai? Quello che facevo con la musica. Meglio però. Una dea, un ad apostrofo ea. Le canzoni albanesi dove sono? YouTube? Spotify? Bella questa su YouTube, Spotify, oppure Spotify? anche Spotify, c'è anche Emule? Emule, Allora, Eli non c'è. Plini e Manu, Marika, Marti, conoscete? Mi avete visto giocare questo gioco? Eli non c'è, è andata via. Eli non è Poi chi più altro c'è? con noi. Diego lo conosce. Mirko è andato a Ciccio? fangulo, ha detto per Ciccio? sue parole. Pam c'è, ma non scrive, conosce. Ciccio? Gattina c'è. Penso se ne frega niente. Tiziana, Simon non ci scrivono da un po'. Oh, Ciccio non è qua poco cagato, Ok, Marti l'aveva già visto. Dai, Vani, il cliente ha sempre ragione. Di cosa stiamo parlando? Chi è il cliente? Il cliente ha sempre ragione. Per le canzoni Comunque, albanesi, penso. no. Comunque, la camera è messa male. Potrei. Facendo un resoconto delle novità da di live, la live non sta attirando gente. Quindi, visto che siamo tra di noi, possiamo dirlo che sono tutti stronzi. L'abbiamo Pazzie, detto. pazzie gore si dice, pazzie gore. Poi, quando inizieremo, vedremo le cose come andranno. No, più che altro potrebbe dare, potrebbe, dico, poi non è per forza detto, dare fastidio a tutti quei proclami di amore, che ci sono stati, che francamente facevano il tempo che trovavano già lì per lì. Ma adesso fanno ancora di più, cioè si Certo. sono palesati per quello che è proprio il tutto. Bisognerebbe andare a prendere tutti i commenti degli innamorati, se possiamo così definirli, Me ne viene in mente uno di quattro lettere che non dirò, che quattro passava e lettere. sarebbe passato anche oltre il Facciamo limite. il gioco dell'impiccato, ti va? Che è passato sempre meno. Un altro, sempre di quattro lettere. Ah, ne ho tre in mente di quattro lettere. Sarebbero passati anche oltre il limite, bah bah bah, forever and ever in the world. Forever and ever, you ever you are. Forever and ever with you. L'ho beccata subito. Puttanasi. Quella carta 5 stelle che c'è la doppia, te la invio o non te la invio? No, no, poi vediamo. Scema. Hai capito forse, Diego? Vabbè. Sono tre, quindi non hai. Non devi indovinare proprio uno preciso, preciso, preciso che magari non riesci a beccare. Ti sei buddato risotto, buddana. Risalì sopra, buddana. No, non è risalita. Sono io che non la so seguire. Non so più capace. Da quanto non gioco. Quelli stanno per finire il gen. Guarda che l'ho beccata.
E vai a terra con i miei uccelli. Perché già Marti? Ho salutato? Ciao, Plinia, buon lavoro. Guardate chi c'è, Nicolas Cage. Nicolino. Preparo gli uccelli, Nicolas. Niente, non l'abbiamo preso. Scemo. Poi detto da me che sono andata a sbattere contro il muro. Vabbè. I gialli trapassano gli oggetti? Non l'ho capito. Infatti io ogni volta cerco di evitare gli oggetti. Adesso Ok. farò una prova. Mi ti pegga! Ok. Sembra che li passano. Dove è andato Nicolino? T'ho preso, eh! Liscio! Liscio di nuovo! Metti bag! Buca! Coglione! Ah, una cosa... Ah, ok. Pensavo se magari non avevo visto. Agitazione. Mi dispiace. La prova. Ho preso qualcuno. Come faccio a sapere quando è adesso dovrebbe essere carico? Lo sapevo che c'era il pallet. Sei ficiolla. Non vedo. Addirittura quello così lontano ho preso. Anculo, da dov'è? Che demonio, porco. È partito l'inseguimento, ma dov'è? Questa mappa quanto la odio. Io la sento anche. Eccola. Non scompare nessuno. Ancora. Porca miseria, però.
Non lo prendiamo a qualcuno che va a fare il save. Eccolo. Abbiamo preso quella appena scesa dal gancio. Qui c'è l'altro che si cura. Liscio. Non so dove è andata. Finisse qui la tua partita. Non finisce. Ancora. Vabbè, se preferisci. Hello. It's me. Ok, è finita lì la sua partita. Anche la tua è finita lì. Però non ci sono venuti. Ubana Eva. Dai. Dov'era sto gen? Cortesia. Bloccato. È cortesia, vabbè. La cortesia è un'accortezza. Meg c'ha gli uccelli. Io non vedo. Perché? Sta andando giù, quindi non ci sono venuti qua. Perché non vedo? Quanti cazzo sono arrivati lì tutti insieme? Che rottura di Zebedei. Non c'è nessuno. Questo è fatto. Quindi adesso sono fottuti, perché ci sono questi tre gen che io posso controllare. Cosa succede se incroci un corvo e un maglione? Diventa un corignone? Un coglione. Levalo. E dov'è Meg? Pazzo, tu e l'arco! Fiatelo nel culo, porca troia! Ma in profondità, cazzo, per lungo! Meg, dove sei? Eccola dov'è. Thank you.
Testa di minchia così. Dov'è Meg? No, me l'ha fatta sfuggire. Lui muore se lo appendo. Dai Meg, vai a salvare il dubbio. Beh, ma io lo prenderei pure per non perdere tempo. Ciao Tiziana, tanti auguri. Ti auguri. Ah, ti stanchi la mantia. Tanti auguri adesso. Tanti amanti, non so. Dobbiamo un attimo rivederla sta canzoncina. Mi sembra un po' strana. Giovanni, che dici? Può essere. Può essere, mi dice Vanni. E se Vanni è possibilista, noi chi siamo per dire il contrario? Chi siamo? Chi siamo noi? Vabbè, ho trovato la botola. Sei andata a infilare dentro? Sto figlio di una grandissima, eh? Che ci vuoi di, Vani? Che ci vuoi di? Testa e pominchio. Allora, alle 17:10 devo fermare, eh? Grazie Diego. Vediamo il dottore. Il dottore si ammalò. Oppure non proviamo niente. Ma e non proviamo niente. Ho fatto la tela e una partita. Basta. Bobby Bobby, ci mettiamo in bibibibibiri. Vado un monumento via. Dove te ne vai? Per la BB. Quante ne fai? 2.5. Cazzo, pensavo QB. Va bene, anche 2.5. Anche 2.5, va bene, anche 2.5. Ma aspettavo QB, mai fregato. Che miseria. Tecnica, abnegazione, spirito di sacrificio. E tante. Fare cose. Arrivo.
Sto tornando con un bicchierozzo di tè alla pesca. Adesso riminiamo il tè ASMR. Non si sente un cappero? Si sente, io lo sento. Tintuntan, tintuntan, tintuntan. Ciao Diego. No, Manu. Come? Cosa? Grazie, Marti. Diego. Si spegne. È vecchio? La batteria è andata? Non... Due mesi fa. E beh, allora no. Merda. Però già se due mesi lo metti in frigo. No. È andato dal dio greco. Allora, possono esserci cose che scaldano. Oh, no, fammi vedere. Io ho la mia live pure aperta in qualità massima e non è caldo, eh. Però è un telefono nuovo, ma se anche il tuo è nuovo, oddio nuovo, ha già fatto un anno pensandoci, che per me è ancora nuovo. Pensavo, no, che magari la live messa a qualità alta scaldasse molto un telefono che già ha la sua storia, ma uno preso due mesi fa dovrebbe farcela. E la temperatura della live comunque no, non è normale. No, 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 quello no. Anche perché ti dico, ho il confronto col mio qui e non è neanche messa a qualità bassa, è a qualità massima e... non è freddo. Il mio scalda quando non fa funzioni da cellulare. Tipo quando fai una diretta? Sì. Ma quello deve fare troppe cose. Beh, anche tu, Manu, se compri i telefoni dei ladri, dai. Devo andare dai ladri che me l'hanno venduto. Come fai a fidarti? Poi dipende anche da che telefono è. Certo. Mi mancava questa. Con una burlona. Ricordatemi alle 17:10 che devo fare una cosa, eh? Alle 17:10 di fare una cosa, Vani. Grazie. Madonna, mi stava passando di mente, meno male. Te l'ho ricordata io. Te l'ho ricordato. Hai capito? Oh. Sì. Allora, devo fare tante cose. Se compro telefonini, cosa? Non ho sentito. Ah, Manu, siccome hai detto devo andare dai ladri che me l'hanno venduto, ho detto se compri i telefoni dai ladri, magari non è credo che il parli massimo. Di che tipo di telefono ha. Di quello, penso. E poi, sì, e poi Ciccio ti aveva chiesto anche che telefono è. Aveva detto che dipende anche da che telefono è.
Sì, lo so, umano. A me invece era una battuta in senso da idiota, In senso da da odio. simpaticona. Io sono una simpaticona. Allora, avevo un S20 FE, S20 Samsung. Non ho idea di che cosa sia. Non Esatto, perché ne ho la più pure pallida io. idea. Questo che bello, il display di Samsung. Questo che bello, la nuova navicella. Ragazzi, ma poi durante le istruzioni sta capitando che i profili inutilizzati fanno spuntare dal nulla 3.000 scudi? Così come me lo dici, mi sembra un bug, Marika, perché stanno lavorando sugli scudi. Sai che devono mettere la skin? Può essere che c'è qualche errore. Oppure che quelli che dovrebbero essere senza scudo, semplicemente vai a fare un attacco e spunta lo scudo e non riesci. Perché non tutti sanno che Ciccio lavora alla Silicon Valley. Ho preso un altro Samsung A35. Beh, comunque non è il telefono vatta la pesca. Infatti vedo degli scudi un po' ingialliti in alcuni profili. Un Samsung non penso che dovrebbe dare questi problemi, Manu, quindi vai. 2 mesi si spegne, assolutamente no. Oddio, se all'assistenza gli dici che l'hai messo in frigorifero. No, quello magari evita. Cioè. Fatti solamente sfiga, sì. Magari sarà capitato con la batteria già andata. Non so se nei Samsung c'è una. Dalle impostazioni qualcosa che ti dice la vita delle batterie, quanti cicli ha fatto o la percentuale di carica massima che ti raggiunge. Negli iPhone c'è proprio sia la carica massima che raggiunge che la salute, diciamo così, della batteria. Poi ci sono degli accorgimenti da fare perché una batteria dura di più. Ma sempre là siamo, in 2 mesi che tu l'abbia distrutto, pare difficile. Anche se non rispetti le cose. Però se in 2 mesi tu lo lasciassi in carica giornalmente tutta la notte 8 ore, lo distruggi il telefono. Se tutte le sere che vai a dormire lo metti in carica e poi lo stacchi dalla carica la mattina seguente, hai dormito 7-8 ore, il telefono lo distruggi. Ah no, io lo sto facendo. Cioè, non è che quando è carico lo stacco. A volte me lo scordo. Però Però la batteria rovini. una cosa importante è per esempio il fatto di non utilizzarlo mentre è in carica. Io lo faccio da sempre, bene. No, Manu dice lo ricarico al momento. Fatemi vedere la mia batteria che mi sta venendo. Dato, è carica della Tipo gli batteria. iPhone, io l'iPhone appena lo avevo per tenere la batteria i primi 3 anni, l'iPhone lo devi tenere tra il 20% e l'80%. La prima volta che lo prendi fai una ricarica completa da 0 a 100, poi lo devi tenere tra il 20% e l'80%. Allora, il mio in un anno è luglio, agosto, settembre, 2 mesi, ha disponibilità di prestazioni massime, ma la capacità massima è scesa al 93%. È ancora molto buono. Intorno al 70% già si può andare a cambiare. Questa cosa mi è nuova. Sì, Diego, perché le cose sono cambiate, le Ma batterie cambiano. Gabri, il mio iPhone oramai è l'iPhone 10 ancora.
No, questo con gli Android non si fa. Non credo, Manu, Io perché non le sono un patito dei batterie. cellulari. Le batterie penso siano più o meno le stesse. O comunque fatte allo stesso modo. Poi, ovviamente, può non essere così, eh. Però penso che più o meno le batterie funzionano allo stesso modo. No, ma gli Veramente iPhone, se male. trattati, gli iPhone, se trattati bene, durano tanto. Sì. Chiaro che a determinate altitudini, a determinati cali di pressione e temperature, come tutte le cose tecnologiche, vanno sotto stress. Però l'iPhone, quelli che ti dicono, ah, io dopo 6 mesi la batteria non teneva più, è perché l'hai utilizzato male, non è un computer l'iPhone. Non è un cellulare, non è un telefono, ma è un iPhone, che è una cosa differente. Ma non deve venir pensato che sia un computer. È un errore che fanno in tanti. Quello anche di paragonare iPhone e Samsung. Il Samsung non è un iPhone, ma non ci si avvicina nemmeno. Possono avere prestazioni simili, certo, quello senza ombra di dubbio. Forse. Ci sono anni in cui è meglio uno rispetto all'altro, ma non. Allora, dei guanti, Sisso. Dimmi i Più guanti. mobilità, meno resilienza. Meno disciplina, più forza. Lì basati tanto sul tuo operato in game. Se Anche vedi sul che. totale, magari. Se tu vedi che in game pigli tanti schiaffi anche semplicemente dai. Esatto. Piccolini. Mettiti io, ad esempio, adesso che l'ho trovato, c'ho la resilienza a 109. In maniera che così posso prendere tanti danni al corpo. Certo. E Io ce io l'ho a come titano. 71 e la forza al Sì. 28. Non è male al 71. Così mi Non è male. scenderebbe di 6 e scenderebbe anche la disciplina. Dipende se vuoi avere un personaggio equilibrato o se quello è. Beh, calcola sempre il momento in cui sei adesso. Quindi. Allora, quelli che ho hanno già il bonus applicato, hanno 4 di energia. Quelli nuovi hanno 3 punti in più di potere e ci dovrei applicare l'energia e cioè, se no in fondo e basta. Questo è. No, se sono migliori, non infondere, sostituisci. E piuttosto, come dicevi, aumenti l'energia, se sono migliori. Quello I guanti che ho sicuro. hanno 23 di disciplina, quelli nuovi 2. Due. Cioè, non hanno disciplina, in poche parole. E quelli che ho adesso hanno 2 di forza e quelli nuovi 13. Io ho forza, Ah, hai le due ce l'ho. cose ma opposte. Io forza ce Scegli l'ho a una delle due. 12, solo in uno e non ne ho, no, scelgo quelli nuovi. Ti capita spesso di dar cazzotti? E No. allora Oddio, non ti qualche serve la volta quando forza. mi confondo, sì. Ah. La forza è per i cazzotti. Sostanzialmente. Non È aumenta quanto il forte da danno? incazzotto. Non aumenta il No, danno normale? non mi ricordo questa cosa. La A, forza B. riduce il tempo di recupero delle tue abilità corpo a corpo, permettendo di usarla più spesso, l'abilità di stasi, eccetera, eccetera, ma no, non ti dà danno. Ok, in fondo. In fondo. In fondo, non è andata male. In fondo.
Ciao Simon, a domani. In fondo, 70. In fondo, ciao Salmo. Ah, volevo provare questi. Ma se so fighi. Ma se so fighi. Cioè, Sono sono. 5-10, effettivamente. Grazie. Arrivo. Simon sa cose. Simon says. Un attimino, e mi fermo. Ho un attimuzzo. Sai che sono abituato ai muzzi, attimini, attimuzzi, muzzi Allora, andiamo mazzi, mizzi. ad aprire. Avevi visto i dadi? Avevi Come? controllato i dadi? No, ma hai stoppato? Quasi, aspetta. Dimmi quando che entro a congiullare. Dimmi quando tu verrai. Ma quando? È un faro di luce? Buongiorno, Lorenzo. Affanculo te ne andrai. Sì. Che Cioè, vuoi dirmi? cazzo stai cantando? Affanculo te ne andrò. Affanculo te ne andrai. Vedi questo che prendeva. Allora, devo dire, questi mi piacciono molto e sono già del colore giusto. Senza colorati. Siamo. Vediamo se ci applico questo. Allora, se ce lo applico, mi scusisci. 36. Prima 45, adesso 36. La canterò in assistenza. Come Ci sei? 36? 36. Ok. Come può essere? A buttana Eva. Vuoi dire? Ma non mi sale. La barra. Non mi è salita la barra. Infatti i dadi non sono saliti. Chiude, riapri. Devi dirlo perché. Vanno la canterella in assistenza. Immagino che arriva. Eh sì, riporto il telefono perché in soli 2 mesi si spegnerà solo, insomma, non va bene. Allora mi dispiace, non posso fare niente. Dimmi quando tu verrai. L'anno, il giorno e l'ora in cui. Lo Affanculo te. mettevo in frigo un paio d'ore, tenevo fresco. No, lo stesso ASMR. non. No. Sì, Non. Nada, nicht. Sono sempre a 6347. ok, attivo le notifiche, per favore. Se le attivo tu poi in cambio che cosa mi dai? Non dire così, dai. Allora, fammi andare sulle notifiche. Questa cosa è molto triste. Quando me Che l'hanno venduto cosa? facevano i sapientoni. Sì, infatti. Il telefono che fa andare pure nello spazio. E poi 2 mesi. Ok, attivate. Ok. Dimmi quando. No, la pezza da culo m'ha dato. Partiamo.
Poi fa cagare. Sto riempiendo il telefono di screen assist con la schermata di blocco del telefono per l'orario. E dici, ma te lo ricorderai? No, no, lascia fare. Lascia fare. Oddio, che poi più che lo screen nel blocco note che sto usando, ci cioè scrivo 17:13. Alle 18:13. Dimmi se arrivano le notifiche. Vuoi dirmi di sì? Vari biri perché? Vari biri con te. Piru piru. La vita. Capito, Sisso? Quelle scarpe. Com'è? Ok, Le scarpe che mi abbiamo arriva, preso notifica ieri. arrivata. Ok. Pronto? Sì, pronto. Salve, mi dica. I don't know. Oh, no. Allora, confrontiamo Disattivo. questo. Ah, non hanno niente, ci sono solo le cose applicate. No, tanto mi fa schifo, perfetto. In fondo, in fondo. Ok. Quindi, 71. Vediamo se 69. Lasciamo il 70. E il 69 lo andiamo a mettere nel depósito. 67, 66. Ok. Sai che le 71, 60. tengo attive? Sarebbe meglio, quindi intanto controlliamo se continuano ad arrivare. Cosa? Non mi ricordo. Allora, posiamo questi che non devono assolutamente sparire, che sono belli. Ci sono corazze particolari che devo sapere di tenere, oltre quelle del ferro. Prima di fare guai. Va Come? Non ho capito. bene. Sono corazze da tenere a parte quella del ferro che hanno particolari bonus. Quello devi sempre tenere d'occhio tu. Adesso direi che è un guaio. Non ho idea di come sistemare le armi. Ma va bene. 77-54. 54 io. 53-63. Allora. 58-60. Bene, doppioni. Ah, due spade uguali mi ha dato. Ghoul. E come faccio? Non me lo. La prendo. Metto. Poi entro. Uè! Guè Ciao, pequeña. Ro. È bella? Perché è amabile, ma dice cose brutte la canzone. Tre pistole. Pazzo! Io sapevo che usciva da là. Pazzo? Uè, pazzo. Ho detto pazzo. No. Ho detto razzo. Ok. Allora, capienza munizioni 66. Resistenza guardia, una c'ha 40 e l'altra 0. Impatto cambia di poco, quindi forse è meglio
Secondo me è meglio la resistenza guardie in una spada. Perché se non hai resistenza, anche che la durata è enorme. Vero? Guarda. Beh, sicuramente se utilizzi la spada per difenderti, quando sei imparata, avere di più è sempre meglio. Ma se di resistenza a zero, resistenza a guardia dovrebbe essere quello, no? Sì. Che, se ha zero, anche che ti dura una vita, che ci fai? Ok. Non ci fai niente. Ah. Cane pazzo. Quale canzone? Marti una canzone che ho inventato io. Stavo delirando. Oramai è una hit. Se vuoi dirmi di sì. Mo non la posso mettere nel deposito perché ce l'ho equipaggiata. Cos'era quella cosa? Ormai tolta. Allora, 62, 62, 69, 70, 84. Quindi, lanciagranate. Lanciagranate 74, 62. È il caso di portare la mitragliatrice a 74. Va bene. Se Ma la dici così. utilizzi. Sì, assolutamente non la posso fare perché è equipaggiata. Io come terza preferisco la mitragliatrice. Ma sei potente, ma sei potente. Allora, mi serve per primario qualcosa di potente perché ho 75-75, due esotiche. Porco Esatto. No, no. Allora, andiamo tutto via. Avrei potuto fare un guaio, meno male. 71. Anche gli esotici come pezzi d'armatura o armi, controlla per dove hanno più valenza, perché se tu giochi spesso crogiolo e altre cose, allora guarda quello, ma se tu crogiolo e quant'altro non li fai spesso, è meglio che tu abbia armi per gli assalti, per le missioni storia, quindi cose dove vai e fai le attività di gioco. Quello è. Quello è il meglio. Oltretutto, avere una 50 esotici differenti non ti migliora il gioco. Ho un cannone portatile esotico. Con Dipende Milo qual è. Ah, userò. Carlatta. simpatico. Lo Però no, non lo tengo. userai mai. No, lo puoi ricomprare poi, quindi. O Ah. Se mi servisse la disintegri o potenza. infondi. Ok, se mi servisse la potenza. Ok. Allora, questo fucile di precisione mi era piaciuto. Prendiamolo. Mitraglietta, possiamo prendere questa. Questa è pure una mitraglietta primaria. E quella che avevo preso com'era? Il falcione deve andare su per una missione. Un'altra mitraglietta.
Allora, una mitraglietta secondaria ce l'abbiamo e abbiamo due mitragliette primarie. Togliamo la mitraglietta primaria. Ok. Precisione l'abbiamo preso. Un arco. Mo. Fusione. Quanto una mitraglietta? Non lo so. No, non lo so, Azzo! non lo so, Sisso, non lo so. Ah, È ok. inutile che mi fai domande. Ma anche io che mi metto qua a porti i quesiti, ma che cazzo mi penso di essere? È che perché mi fa più confusione? Allora, automatico. Un punto. Ricognizione. Tornano portatile. Vediamo questo. Ma sì. Ma Ma sì, che cosa mi dici mai? Ma sì. pompa? No, non le fanno le queste col pompa. Le ho viste. Basta! Let's go. Ah, tra l'altro devo ancora riscattare cose. Allora, andiamo da Giovanni. Anche se crogiolo lo gioco poco. Sempre bello vedere un Lord altro eroe Shax. della torre. Ah, è Minghia. Giovanni Lord Jack. Faremo crogiolo? Sì, che lo faremo. Attenzione, mi raccomando. Io buono. Poi, È una settimana che sono dentro a fare lo stendardo di ferro. Mamma, guarda quante missioni ho preso. Attenzione, mi raccomando. Va bene, grazie. Non ti preoccupare, ma basta come dici una volta però. Tu No, essere una volta rincoglionita. l'abbiamo fatto già troppe volte. Ti porgo i miei saluti. Ciao. Per averlo fatto almeno 3-4 volte, sicuro, eh. Rimanendo Vabbè, senza lumen. fa che non finisca nella spazzatura. No, non ti preoccupare. Sii Un forte, ti punto. Per sì, il lume forte. bisogna andare a fare eventi Sono al pubblici. tuo servizio. Che a me passano. Sii Oddio, audace. però. Allora. Salve. Ma no, sì, so. Oggetti smarriti di ieri, un engramma e 5 armi. E l'engramma quant'è? 71. È più forte o più debole di quello che hai addosso tu? Delle cose che hai addosso tu? Più debole. Ma perché? Adesso sono a 79. Sono a 70, 71 tutte cose. Ah, Perché? beh. C'è il Certo. fucile a pompa. Ah no, questo è pompa, supporto e precisione. Ah, tutte quelle che abbiamo preso ieri, ok. Chiaramente ho perché. Ma sì, bisogna ridirlo. No, oh. Chi lo dici? A chi vuoi dirlo? Oh. Ciao, Ro. Impulsi 71. Supporto 71, mitraglietta 70. Questa la togliamo che voglio provare con le nuove. Ah, 60, 70, ok. Precisione. Ricognizione, automatico. Allora, a questo ci mettiamo giù. Il 71 dell'impulso. Ricognizione 62, mitraglietta 60. Lo facciamo andare. Allora, 3 minuti 140. 40. 7,
5 è uguale 55, 40, 40 più o meno è quello, 66, 60. Che brava. Qualcuno ha robe da darmi? Sì, grazie. Avevo anche un esotico, mi pare. Che cosa posso fare per te, Titanide? Non è vero, non ce l'avevo. E che mi chiedo il tele, poi non è vero, no, non ce l'avevo. Mi ricordavo male. Abbiamo una gonnella 74. Detta anche pezza da culo. E guanti al 74. Che fanno schifo, hanno tutto meno e poi può dire sì. 1780. Bisogna ho player che non sei altro. Vediamo di prepararti al meglio. Grazie, preparami al meglio che c'ho cose da fare. Grazie a te. Avete massole. Ciao. Allerta. Comunque c'è sempre Giovanni di sotto che mi cerca, eh? Ma lì avrai qualcosa di iniziato e non completato. Ma se non me lo dice. È una pecca. Parlami, sentiti libero. Oppala. Comunica con me. Non essere timido. Guardiana, salve. Timido. Salve. No, la taglia dell'incursione. Ormai l'ho presa. Stavo ancora ragionando. L'incursione prendila perché potenzialmente una volta che facciamo un'altra di quelle prigioni con lui per beccare armamenti. L'ho prenduta. La fai. Ormai sono diventata forte. E sono più la bimba. Bau bau. Attiva il protocollo proprio bravo. So. Ah, carino. Com'era questa voce? Ah, carino. È carino. Che è successo? Ciao, raminghio. Che Amiga. Vuoi dalla mia vita? Sì. E se no, lo sai, mi viene in mente la battuta. Quindi lo chiamiamo raminghio. Come mi sento? Allora, devo dire, bene, fa un po' caldo, ma mi sta disturbando il fatto che tu ancora vieni e mi chiami. Quindi, che vuoi dalla mia vita? Raminghio. Ti clicco tutto, ti clicco pure sul naso, ma non mi dai niente. Papi, papi. Non sprecarlo. Questi sono già presi. Questi non si possono prendere perché ci devo ancora arrivare. Cosa vuoi? Facci attenzione, è fragile, capito? È fragile? Ok. Sto prendendo tutte le taglie, raminghio. Sono senza soldi adesso per colpa tua. Ora, chi boh? Hai un'impresa attiva in azzardo? Apri la mappa di The Games. Arriva Dragon, scaricati Rainbow Six. All'altro. No. Vuoi provarlo Rainbow, Vani? Io ho già fatto una taglia adesso? Senza fare niente. Non lo so. Ma io... potete tagli zavala. Dove devo guardare, Sisto? Vai in destinazioni e guarda azzardo. se su azzardo c'è il segnetto del luminoso che ti indica. No, non c'è nulla su azzardo. Sei andata? Non c'è un cazzo effettivamente.
l'unica cosa che mi poteva venire in mente. Io ho lo stesso problema con la tipa dei sussurri lì. E non ho idea di che cazzo voglia. Quindi ti dico. Ti va un po' di azzardo? Quando vuoi. Ehi, in gamba. In gamba. L'ho già detto, scarica di Rainbow Six. Sì. Quando non c'eri, anche un'altra persona me l'ha detto. Più che altro, Rainbow Six è gratuito adesso? Devo fare due competitive. Questa è violenza psicologica. E competitive. Dove sono? Qui. Devo fare competitive? Sì, se tu un membro della squadra siete in una serie di piazzamento, che significa? No, non è gratuito. Allora te ne vai a fare, no, allora non vale le la partite pena. Da solo. No, ma poi io non sono di questi giochi. No, fosse stato gratuito, sì, ma non è Rainbow di qualche anno fa, peggiorato tantissimo. Cioè, non vale la pena di comprarlo. Sono troppo, secondo me, difficili, specifici. Vieni a fare competitiva? Finisco qua, 5 minuti. Okay. Tu sai che competitiva è 3 contro 3 alla morte, vince... Non mi interessa, devo solo farla. Non c'è scritto vinci, quindi... Ok. Pazienza. Mitragliatrice, fucile di precisione, fucile a impulsi, ricognizione, armi solari. Precisione, mitragliatrice, però un'arma solare a cazzo? Questa. Sì, sì. Lo faccio andare bene. Ma me ne frega. Fa anche impulsi. Precisione lineare. Eccolo. Fusione lineare. Anteprima. C'ho altri punti. Fermi. Raccogliere un groviglio e una sfera fornisce energia alla tua abilità meno carica. E meno di un'unità di carica di armatura. I colpi di precisione rapidi con archi, fucili di precisione? No. Quando un alleato distrugge e raccoglie un tuo groviglio, una tua sfera elementale, il recupero del groviglio viene ridotto di 5 secondi. Cool. Mentre sono straditi, i campioni subiscono danni bonus dalle tue abilità e dei danni delle sfere elementari. Il fuoco interrotto delle mitragliatrici equipaggiate genera proiettili che stradiscono. Questo sì, dai. Mitragliatrice la uso. Ma posso anche quelle indietro? Ah, ok. Ok, no. Qui non ci posso andare, ok. Cosa sono le unità di carica di armatura? Cazzo, vola, porco! Finisce, no? Le modifiche assorbimento solare e date l'asso. Cos'è l'assorbimento da vuoto e date la scura? Le nuove super. La scura è la nuova, ma l'assorbimento? Probabilmente è una specialità. Secondo me potrebbe essere quando c'è un modificatore in missione. Sì, può essere. O tu hai un potenziamento sulla tela oscura di quel tipo lì. Ma perché qui le cose che mi dà è di mettere assieme vuoto e tela scura, oppure solare e tela scura, oppure arco e tela scura. E guarda che quel bastone dell'accolito fa il tempo che trova. Ma si sono le cose! Ma no, sì, per carità.
Aspetta, perché? Parliamo. Cos'è che qui ancora non fa? Ah, aumentare il prodigio di un'arma. Buona Eva. Ok, ci sono. Entrami. Entrami. Apri la porta. La porta che si apre. La porta che si chiude. Andiamo allora, sei pronta? Com'è? Abbassi. Adesso vincerò cose. Però. Se fai dei bei round e vinciamo la partita, si vincono cose belle in competitiva. Ma è sicuro? Allora facciamo che cambio. Che bello pompa, se riuscissi. E qui ci metto il solito cacchio. Allora, serve cambiare schermata. 70. Le RAM mi devo comprare. Notifiche? Se ne arrivano. Non tantissime, ne saranno arrivate 6. Come? Okay. Oddio, quelle che ho visto, poi Cofano sono arrivate 2 di fila. Perché poi ha 26. Oddio. Ma c'è qualcuno che la gioca sta playlist? Dai ragazzi. Ce la potete fare? Qui anche io anche la dormita. Cosa che hai detto, Vani? Vado subito, torno. Ciao. Frattura. Per vincere ottieni più punti dei tuoi avversari raccogliendo la scintilla e innescando la loro frattura. Di forza, vinci la porta raggiungendoti più round dei tuoi avversari. Sconfiggili per ottenere punti. Sopravvivenza. Per vincere uno o più guardiani della tua squadra devono restare in vita dopo aver sconfitto l'intera squadra. Brutta. Hai visto, appena l'hai detto, sono subito andato a prenderla. Cosa? A Briuscino. Ah, l'ho detto io. Sono quasi sicuro che l'hai sentito a dire. Chiudo la scatola magica delle sigarette perché ho fumato abbastanza. Via. E hai una scatola magica? Sì. Hanno trovato i 2, manca di... Perché ne mancano altri 2? Forza! Stasera devo fare anche una serata per... Ovvero? Non voglio scappare. Non vuoi? Cazzaro. Oh, si parte. Come funziona? 3 contro 3, 4 rientri per squadra. Una volta che la squadra finisce i suoi rientri, cioè muori
troppe volte come un ricoglionito. E dice che ci sono tre modalità, uscire una di quelle. Certo, ma i rientri sono sempre quelli, quattro rientri. Dal momento in cui quei rientri e se no, le altre sono un morto, un colpo e via. Chiaro. Sei chiaro per te? No, sì, so, penso che giocando magari andrà meglio. Anche perché quelle che sì, le ho lette, ma non è che adesso leggo il nome. Ah, è quella che lo dico io. Sopravvivenza. Ok, uno deve rimanere vivo mentre tutti gli altri. Quella di rosa. Almeno uno deve rimanere vivo. Combatti con sagacia. Qui è il in due minuti chi fa più uccisioni, quattro rientri, dal momento che finiscono i quattro rientri, stop, fine. Per la contesis. Quanto passi? Gli altri? Ce n'è uno vicino a noi. Dei nostri, dico. Sì, ma quelli della squadra avversaria? Ok, tre vite rimaste. Un minuto, hai più vite del nemico. Il nemico ha esaurito le vite, polverizzali. Adesso quando muoiono, muoiono, eh? Ok. È morto. Mancano due. Cazzo di cane! Solo un avversario rimasto. 30 secondi. Uno solo di loro. Ho visto. Docore. È caduta di sotto. Aia. 10 secondi. Ma quattro rientri di squadra abbiamo. Sì. Ok, io ho usato un rientro di un altro. Sfrutta l'ultima possibilità di sopravvivenza. Bravo il tipo, che l'ha fatto fuori. Sono a terra. Ho vinto. Sì. Dobbiamo vincere altri due per vincere la partita. Vantaggio è tuo, non fartelo sfuggire. Prima posizione, non fartela sfuggire, guardiana. Questo è un po' esagerato tutto questo, hai. Minchia, c'è i cazzi miei, me li faccio? Ciao Diego. No. Madonna, Sis. La squadra nemica non ha più vite. Ok. Che aspetti a finire? Non hanno più vite. Quando morono, morono. Noi abbiamo un rientro ancora. Spero di non farmi uccidere. Non hai più vite, ma non arrenderti. Pazzo! Andata così. 30 secondi. Entrambe le squadre hanno esaurito le vite. Finiamola qui. Sì, beh, ma il tipo tanto non li uccide tutti e tre. Con l'arco, poi. Cioè, scusa, Scusa, ma... Non era abbastanza. Vabbè. Ma non è finito. Vabbè. È come regalare il round, giocare con l'arco. Andare in competitiva e giocare con l'arco. E infatti ha fatto un'uccisione soltanto. Ma vergognati, cazzo. Vergognati. Con l'arco.
coglione. Questa a tutti i costi vuole perderla. E tiragli con l'arco. Va, scemo. Lo infilo io l'arco. Ma sempre per lungo e nel culo. Ne ho ucciso uno. Bravissimo. L'altro mi ha fatto. Sono due assieme. Capo. Resta solo un minuto. Merda. È qui dietro. Nessuna vita rimasta per gli avversari. Ok, anche loro non hanno più vite. Maddo! Entrambe le squadre hanno esaurito le vite. Finiamola. Ah, ma finché il tipo gioca con l'arco, cioè la prima partita non l'ha giocata con l'arco. La prima partita non l'ha giocata con l'arco. Tante care cose. Tantissime care cose, carissime cose care anche. Non importa, continua a combattere. Ma perché? Non ho visto finché, bene. Finché gioca col cazzo di arco, noi la partita non la vinciamo, sto faccia di cazzo. Non si sveglia. Con la pistola quello mi uccide. È forte il cannone portatile. Dei conti. Mica mi sono fatto indietro, stavo per morire. Io ho fatto 12. Le tue vite sono finite. Ancora un minuto. Niente, ce l'ho fatta. Allora combatti! Sono l'ultima. Sì, ma hanno tutti e tre la super, quindi sei morta. A prescindere. Ti inseguono. Mi hanno messo fuori gioco. Ma no, non avessi potuto fare niente. Non avessi potuto fare niente. Roba. Fa più schifo, ma sempre roba buona. Engramma del crogiolo. I guardiani incontrano la sconfitta. Quello che conta è ciò che ne fai dopo. Ah, questo ha giocato col culo. Ma come ti sei vestito? Chi? Tu. Con i fiori. Fiorellesco. Scarpa col tacco. Ciao a tutti, belli e brutti. Ma soprattutto, i più che fai dei rotti. Ciao.